tempo delle donne al tempo del coronavirus è stato un tempo ancora più difficile. Il tempo si è frantumato e si è compresso. Le donne si sono sacrificate per tutti. Hanno lavorato in casa e fuori casa, per la famiglia, i figli e anche per il mondo produttivo. Quindi la presenza femminile è stata fondamentale, è stata parte della soluzione dei problemi nell'emergenza del coronavirus. Ma si parla poco delle donne, le donne non sono state ringraziate e le donne subiranno un impatto devastante nel mercato del lavoro, perché saranno costrette a ridurre la loro attività lavorativa o a rinunciare alla loro attività lavorativa proprio per continuare a sopperire alle carenze dello Stato. E allora poniamoci questa domanda: perché oggi una giovane donna dovrebbe voler investire nella famiglia e nei figli se ha la consapevolezza che lo Stato, in un momento di difficoltà o di emergenza, la lascerà da sola?